La mia famiglia ha sempre avuto la passione per il bere. Mio nonno è morto ubriaco sulla femmina. Mio papà guida i camion da ubriaco, va all'estero e tutto. Danni grossi non ne ha mai fatti. Ogni tanto perde il rimorchio sull'autostrada, però fino adesso non ha ammazzato niente. Io vivo per il bere. Tutto quello che faccio lo faccio da ubriaco. Mi viene meglio. Sì. Dove lavoro siamo 40 operai, tutti con quel vizio lì addosso. Se no, non ti prendono. Io lavoro su una pressa, taglio la lamiera. La pressa come macchina è falsa. Se tu gli vai su da sobrio e stai attento, lei si accorge ed è la volta che gli lasci dentro la zampa. Se invece tu gli vai su da ubriaco e sei deciso, lei ti rispetta. Uguale quando sei negli spogliatoi, se incontri un'impiegata da ubriaco, è lei che pretende lo stupro. Se no c'è da tribulare a convincerla e poi sta ragazza non è mai contenta. Ieri sono venuti a farsi visita dei ragazzi delle scuole elementari in ditta. Giravano per i reparti. Erano dei bambini, ne ho fatto sparire uno. All'inizio volevo ancorarlo nello stagno e far ricadere la colpa sul giovane immigrato tunisino che hanno appena assunto. Poi, visto che sto ragazzo era già 30 kg, l'ho dato al sindacato. CGL alla dura, Non conta più niente. Loro c'hanno in mano un tratto di fogna, buttano dentro tutto. Il bambino fa quella fine lì. Ne hanno altri, li tengono in viva come carpe. Il primo sabato di ogni mese si fa la tonnara. Chiudono. Possono andare tutti, Io quando vado arpiono quei 4 o 5 bambini e passo una giornata serena. Per chi ha passione è bello. Invece di stare al bar.